Buongiorno a tutti e a tutte. Oggi videino un po' più frivolo del solito. Andiamo a vedere le copertine che preferisco tra i libri che ho in libreria. Ci sarebbero tantissimi altri libri che vorrei comprare con copertine forse anche migliori, ma vabbè, ci accontentiamo di questi qua. Questo video me l'ha richiesto la sorella della mia fidanzata, quindi questo video è per te, Chiara, e andiamo subito a vedere le copertine che preferisco dei libri che ho. Allora, parto con il dire che sono un assoluto ignorante in materia di grafica editoriale, non so neanche cosa si dica, insomma, non ne so assolutamente niente. Ti dirò un po' il mio parere per quanto riguarda le copertine dei libri che preferisco e magari anche un discorso sulle case editrici, il modo in cui lavorano alle copertine, ma sono un assoluto ignorante, lo dico sin da subito. Partiamo con questa splendida copertina di Il Giro del Mondo in 80 giorni di Verne. Bellissima, beh, questa qua è un'edizione in francese, anche illustrata, molto 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 bella, anche il retro non è malaccio. E niente, veramente bella, però insomma è collezione Hetzel, ma è una roba francese, quindi comunque non saprei dire. Poi andiamo a cerchiamo un po' di fare per case editrici, per quanto sia difficile. Allora, ci sono questi due Don Robertson, belli, 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 di Nutrimenti Edizioni. Questo l'ho letto, un libro molto bellino su questi due anziani innamorati che decidono di compiere un viaggio negli ultimi giorni della loro vita, molto delicato, molto romantico come romanzo e dolce, bello, un bel romanzo. Bellissima copertina, anche questa Paradise Falls, il primo volume dedicato al Il Paradiso, è ancora più bella forse, sì. Devo dire, questo lavoro sui libri di Don Robertson è veramente affascinante. Mondadori, questa qui, Il Manifesto del Libero Lettore di Piperno, un libro che consiglio a chi vuole leggere un libro che si riferisca ai lettori, a chi ama Piperno o a chi non lo conosce ma comunque vuole un breve recap, perché è molto breve come libro, su gli otto autori, sì, gli otto scrittori di cui non sa fare a meno questo grandissimo studioso, questo grande scrittore anche italiano, vincitore del premio Strega, e ripercorre insomma otto autori classici. Bello, bello, molto bella la copertina, devo dire, veramente figa. Andiamo avanti. Ok, la collezione di Edgar Allan Poe in inglese non contiene tutti i racconti, ma contiene diversi racconti, qualche poesia. Ah, affascinante, in realtà le copertine inglesi di romanzi, racconti di Edgar Allan Poe sono veramente tanta roba. E questa viene $16.99, quindi è anche relativamente economica rispetto a molte altre. E bellissima, bellissima, ma ce ne sono altre che sono ancora più belle e le desidero tutte. Rimanendo in no, ci siamo già allontanati dai Mondadori, ma non importa, direi Il Grande Gatsby in questa edizione, bella. Questa è veramente una bella copertina, ma a parte, devo dire, mi piacciono molto le edizioni Oscar Mondadori così, che facevano negli anni 90, se non sbaglio, i primi anni 2000. Sono veramente, veramente belle. Peccato non le facciano più. La Mondadori, devo dire, è una di quelle case editrici che secondo me ha preso una piega abbastanza terribile in fattore di copertine, e ci arriviamo subito con una delle copertine che in realtà preferisco, che è questa qui, L'amore ai tempi del colera, di Marquez. La cosa che non mi piace delle copertine Mondadori, a parte l'accostamento ardito di colori molto spesso, sono ovviamente questo taglio qui con il dentro, che talvolta è peggio delle sorprese dei prozzi nei giorni di Natale. E in questo caso è bella perché si rifà a questo, però ci sono casi in cui è veramente terribile ciò che si trova all'interno, anche il dietro, cioè colori veramente molto arditi. Però questa è una copertina che mi piace assai, ma generalmente le Mondadori non mi piacciono. Altri Oscar classici bellissimi che facevano facevano la Mondadori è proprio qui, cioè queste sono bellissime, col bordo nero, essenziali, ma belle. Questa è una delle copertine migliori che ho. Si tratta della Malattia Mortale di Kierkegaard, un saggio che devo ancora leggere. Bellissima copertina, davvero davvero. Poi rimaniamo in Mondadori? No, perché non ce ne sono più, non è una sorpresa, diciamo. Direi Pop di Louise-Marie Jourdain, non so assolutamente di cosa parli. Dovrebbe essere un libro un po'
hipster, boh, non lo so, un po' pulp, forse, su questa casa discografica anni 90, non lo so, non so di cosa parli, ma la copertina mi ha colpito moltissimo. È una di quelle copertine super particolari, però qui... bella, 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 bella. Andiamo avanti con la Delphi, che è una delle case editrici che fa le copertine migliori, è banale dirlo, ma è così, anche a livello cromatico, una, sempre scelte azzeccatissime. E devo dire che questa è la copertina che preferisco tra forse tutti gli Adelphi che ho visto, bellissimo, ma in realtà questo è l'illustratore per eccellenza dei racconti, opere di Poe, quindi ci sta da Dio. E è veramente bella anche la scelta appunto cromatica, e, vabbè, ma la Adelphi... Adelphi fa copertine perfette, non c'è niente da dire. Altra casa editrice che fa, che cura molto l'aspetto delle copertine, e vabbè, si vede nei prezzi, è sicuramente la Fazzi Editore. Nel profondo, bella, questa bella, ma quella che preferisco è ovviamente la copertina di Anima. Cioè, spettacolo assoluto, assoluto, cioè, continua anche qua dentro, e il colore anche questo azzeccatissimo. Perfetta, poi vabbè, la scelta, non vi sto parlando nelle trame di questi libri, ma vabbè, comunque magari ne parlerò in futuro, comunque ne ho già parlato. Veramente bella copertina, e Anima, romanzo strepitoso, quindi fate questo acquisto. Ovviamente altra casa editrice che fa copertine splendide è l'Einaudi. L'Einaudi perché è bianca, perché utilizza questo, sempre questo riquadro, soprattutto nei classici, e... pazzesco, vabbè, poi ci metti Friedrich, che vi devo dire. In realtà sono molto innamorato delle copertine dei libri che presentano dei quadri, perché, cioè, mettimi un quadro e io sono stracontento. Infatti adoro una casa editrice che molto spesso sento bisfrattata per quanto riguarda le copertine, ed è la Burr Rizzoli. Non mi piacciono le copertine Burr contemporanee, della narrativa contemporanea, ma dei classici sono incredibili, in particolar modo dei classici greci e latini, ma non solo. Queste due meravigliose, ma potrei farvele vedere tutte, potrei farvele vedere tutte, a parte Fedra di Rasen, leggetelo, vi prego, meraviglia. E, ma i Burr generalmente sono meravigliosi. Comunque stavamo a parlare degli Einaudi, continuiamo sugli Einaudi. 4-3-2-1 di Polestar, diciamo che è una copertina che si distacca molto dalle solite copertine Einaudi, però è bellissima, c'è anche questo bordo qui, e forse questo l'avrei evitato, l'avrei fatto bianco, però per dare continuità ci sta tantissimo. Poi questa sorta di conto alla rovescia mette molta tensione, nonostante il romanzo poi non è che sia un romanzo di grande tensione, però bella questa folla, rappresenta secondo me molto il gioco che Polestar crea dietro al romanzo. Bellissima copertina, per me bellissima copertina, non c'è veramente niente da dire. E rimanendo sempre in tema Einaudi, in realtà le copertine di Nomabar non mi fanno, le illustrazioni di Nomabar non mi fanno proprio perdere la testa, però è comunque una bellissima collana quella dei Murakami, così come lo è quella di Philip Roth. Per quanto appunto l'Einaudi sia prevalentemente bianco, la scelta di fare i bordi neri, per quanto, cioè no, i bordi, il dorso nero per quanto riguarda le copertine di Philip Roth, e questi non si reggono. E, è una scelta un po' particolare, forse avrei preferito il bianco, ma ci sta per differenziarlo. E sto aspettando una collana apposta per i romanzi di Polestar, perché, cioè, è incredibile, Polestar sia tutto edito Einaudi e non ci sia una sezione dedicata a lui come c'è invece per Murakami e Philip Roth. Sempre Einaudi, quest'altra è un'altra edizione più particolare, cioè non è tipica delle Einaudi, ma bellissima, bellissima, di 1Q84 di Haruki Murakami. Non rimane Haruki. Poi Sellerio, anche la Sellerio mi piace molto a livello di copertine, non così tanto, copertine molto fragili devo dire, ma trovo veramente una grande cura, in particolar modo nelle pagine. Sfogliare le pagine della Sellerio veramente sono incredibili, una qualità pazzesca, anche il font molto chiaro. Sellerio, tanta roba, c'è questa copertina bellissima, mescola il momento di maggiore godimento a un volto che sembra quasi di dolore, e rappresenta proprio i due vertici del romanzo, il dolore ma allo stesso tempo la voglia di vivere. E questa è una copertina top, vabbè, in realtà è una foto famosissima e di grande impatto.
Poi Navi di Teseo con The Worst Story, ovvero Il Sussurro del Mondo, fa un ottimo lavoro. In realtà anche l'edizione originale ha la stessa copertina, quindi insomma non è che la Navi di Teseo abbia fatto proprio una genialata. Fighissima. Ci sono anche delle persone a cavallo. Persone a cavallo uguale bello. Poi Bompiani. Non amo molto le copertine Bompiani, devo essere sincero, però col Signore degli Anelli hanno fatto tanta roba. Queste sono edizioni più vecchie, non sono le ultime. Devo dire che le ultime non sono malissimo, però queste sono molto più belle, cioè Spettacolo e Spettacolo parte 2, che poi ho scoperto non essere della stessa, diciamo, collana. E questo mi sembra che sia più vecchia, l'Hobbit, ma copertine splendide, vabbè. Libri splendidi ancora di più, Tolkien è un costruttore di mondi veramente veramente bravo. E poi c'ho questa collezione di Flannery O'Connor che mi affascina molto, ma anche qui, cioè, Hopper, che vi devo dire, è ovvio che affascina. Sono tutti racconti di Flannery O'Connor divisi in due volumetti, non credo siano più venduti dalla Bompiani, ho preso sul libraccio, quindi. Però O'Connor, grandissima scrittrice. Vabbè, comunque, credo di aver detto tutto, di avervi fatto vedere le copertine che preferisco. Ce ne sarebbero ovviamente altre che mi piacciono molto, ma queste erano quelle che preferivo. Diciamo, in linea generale, le case editrici che fanno secondo me le copertine migliori sono le Naudi, la direi al top perché è quella che preferisco, la Delphi sicuramente, Burr Classici e basta. Queste, diciamo, sono le tre case editrici che preferisco a livello di... Ah, beh, la Fazzi Editore, ovvio. E niente, vabbè, per questo video è tutto. Spero che le copertine vi siano piaciute. Compratevi i libri perché comunque sono molto belli. E nonostante siano belli anche dal punto di vista estetico. E niente, prima di chiudere il video vorrei fare un po' una riflessione piccolina sull'importanza delle copertine. Le copertine sono veramente fondamentali nel momento in cui fate un libro, voi grafici. Editori, cioè pensate alle copertine, perché l'aspetto estetico è centrale. Cioè, nel momento in cui uno va in libreria, la prima cosa che vede è la copertina, non è già tra le pagine del romanzo. Questa cosa è banale, ma è fondamentale. Il libro è un oggetto estetico, è un oggetto, innanzitutto, è un bene che teniamo nelle nostre case e che teniamo che sia esteticamente bello, gradevole, quindi dovete fare delle belle copertine, perché se no non si è portati neanche a iniziare a sfogliare quel libro lì. Se la copertina è terribile, io neanche lo sfoglio il libro. Ci sono dei casi in cui ovviamente sono curioso di leggere quell'autore, mi piace quell'autore, compro a prescindere dalla copertina. Si veda Elena Ferrante su questa copertina terribile, eppure l'ho presa, ma anche questo che sto leggendo ora. Quindi, vabbè, quello che volevo dire è che le copertine sono fondamentali perché sembra banale, ma l'occhio fa la sua parte, quindi fate belle copertine. Soprattutto la copertina offre anche la possibilità di incorporare il significato del romanzo, quindi dalla copertina si può già comprendere un po' il mondo o cosa ci racconterà quel romanzo lì. E questo è un aspetto affascinante, interessante e va tenuto in considerazione. E poi ovviamente il primo sguardo che colpisce, la voglia di sfogliare le pagine di quel libro che ha una bella copertina, che poi non è solo la copertina, è poi tutto il lavoro grafico che si fa dietro. E quindi questo discorso banalissimo che però molte case editrici ancora non hanno compreso. Quindi vabbè, per questo video è tutto. Mettete mi piace, iscrivetevi, fate quello che volete e ci vediamo al prossimo video.